bolletta elettrica. Più e più volte abbiamo denunciato come dal 1 gennaio 2016 è entrata in vigore una nuova tariffa elettrica che fa sostanzialmente pagare di più proporzionalmente a chi consuma di meno, perché è stata spostata una quota della tassazione da una componente variabile, quindi legata a quanto effettivamente consumo, a una componente fissa, legata semplicemente alla potenza del contatore. Quindi in buona sostanza chi consuma meno paga di più e il risparmio che io ottengo autoproducendomi l'energia o dal pannello fotovoltaico o efficientando gli elettrodomestici e quindi consumando di meno energia, ecco, questo risparmio si è dimezzato. Ora, questo è già in vigore per i privati, per gli utenti domestici, lo abbiamo denunciato molte volte. La cosa è persino peggiore per gli utenti non domestici, perché la riforma della tariffa vale anche per loro. Però per loro non è ancora stato calcolato il quanto questa quota variabile verrà portata in quota fissa. In buona sostanza, cioè, ad oggi nessuna azienda, nessun utente non domestico, quindi artigiani, piccole imprese, medie e grandi, nessuna sa cosa effettivamente gli costa l'elettricità. Mi rendo conto che può sembrare una battuta o una barzelletta, ma è così. In questo momento, con questa legislazione vigente, nessuna azienda sa esattamente cosa gli costa il kilowattora. Sta pagando un circa salvo conguagli. Quindi, non sapendo cosa gli costa esattamente l'elettricità, le aziende da 2 anni, dal 2016 e anche adesso, sono ferme con i progetti di investimento per o autoprodursi l'elettricità o consumarne di meno facendo appunto efficienza. Non possono, cioè matematicamente, calcolare in quanto tempo rientrerebbero degli investimenti, perché non sanno cosa costa l'elettricità. Quindi le aziende sono ferme, un comparto è fermo, quello dell'efficienza energetica e dell'autoproduzione, ed è un enorme peccato perché siamo molto molto bravi su queste tecnologie, siamo tra i migliori al mondo, la Cina acquista moltissimo da noi e anche il resto del mondo, quindi siamo al paradosso in cui le aziende italiane che producono questi beni e servizi devono andare all'estero a lavorare. Ma le aziende italiane per vivere hanno bisogno anche di un mercato locale, per svilupparsi, per crescere, hanno bisogno anche di un mercato locale, ma questo è bloccato da oltre un anno per una politica miope, energetica, che mette le aziende in condizioni di non sapere cosa gli costa l'elettricità.